Oggi Borderland incontra Massimo Cristiano. Massimo Cristiano che in questo ultimo periodo è stato protagonista, diciamo, delle vicissitudini per quanto riguarda il comune di Lamezia Terme. Parliamo del ricorso al TAR Calabria che tu hai fatto per i brogli elettorali. Insomma, spiegaci la tua versione, com'è partita la storia? Sì, innanzitutto grazie per questa opportunità al fine di spiegare un po' alla città il mio punto di vista, soprattutto alla luce della sentenza storica del TAR a Calabria. E tutto parte all'indomani della competizione elettorale del 10 novembre 2019. Io ho partecipato in quella competizione in qualità di candidato sindaco, supportato da due liste civiche. Ovviamente all'indomani del risultato ci siamo sin da subito accorti che ci fosse qualcosa che non andava, nel senso che a fronte di un numero di voti riscontrato dai nostri rappresentanti di lista, circa 2.500 preferenze per il sottoscritto e per le liste a sostegno, ci siamo trovati circa 1.700 voti per il candidato sindaco e 1.400 per le liste. Ovviamente questa condizione non realistica. Ma parliamo di tutte i sezioni? Sì, sì, tutte le sezioni. Tutte le sì, sezioni. Sì, sì, sì. Ovviamente questa condizione non realistica, anche alla luce di quello che era un pur parlé in città, come sia stato possibile diciamo una cosa del genere, Massimo Cristiano non meritava tra virgolette questo responso elettorale, e alla luce di tutto ciò poi abbiamo presentato un ricorso al... Cioè per l'impegno profuso in quel periodo non quadravano i conti. Non quadravano i conti, anche alla luce di quello che effettivamente i nostri rappresentanti di lista avevano riscontrato la sera, la notte del cavallo dal 10 all'11 novembre. Ovviamente questa condizione è una condizione che ha estromesso sia il sottoscritto dal Consiglio Comunale e sia sicuramente un'altra persona delle mie liste dal ruolo di consigliere comunale. Perché dico questo? Perché in questi giorni ne abbiamo sentite un po' veramente tante. Cos'è il Consiglio Comunale? Il Consiglio Comunale è un organo fondamentale per il buon funzionamento di una città. Non esiste solo il sindaco, non esiste solo la giunta. Il Consiglio Comunale, che poi è un piccolo parlamento a livello cittadino, dà l'indirizzo ed il controllo. Quindi se non funziona il Consiglio Comunale, ahimè, in una città poi i risultati sono disastrosi. Disastrosi come potrebbero essere positivi, ma nel caso di specie in questa città è stato privato ad un gruppo politico, diciamo, il dato è questo, che il gruppo politico che mi ha sostenuto è stato, diciamo, estromesso dal Consiglio Comunale, quindi una parte politica e sociale molto importante in questa città. Stiamo parlando di dati che vanno dal 9 al 12%, quindi non è poco. Bisogna ricordare che il sottoscritto non è stato supportato da nessun partito politico, due liste civiche di gente spontanea, diciamo in maniera del tutto disinteressata, che si è proposta alla città. Ma io ti voglio fare una domanda prima di andare avanti. Sì. Prima che insomma si verificasse il controllo e tutto quanto, insomma, che vi siete accorti di questa mancanza, diciamo non rispecchiava i risultati da voi pensati, insomma, no? Cioè, sì. Quello che vuole sapere la gente, sì, cioè come in quale momento specifico, allora, già ti sei, perché tu parlavi subito dopo 3 o 4 giorni, ti sei accorto di qualcosa che non andava. Allora, la grande anomalia sta nel fatto che la sì, notte... ma non erano dati ufficiali al momento che tu... Sì, sì, ovvio, dati ufficiosi. Poi... Ufficiosi, il tuo allora, paziente. Cosa è successo? Solitamente funziona così. Funziona che il presidente di seggio chiude il seggio, lo consegna al comune di Lamezia Terme, e tutto il pacchetto con i voti, le cartelle dei voti ed altro, insieme a due verbali.
Poi cosa succede? Questi due verbali, uno viene trasmesso al Tribunale, Commissione Elettorale presso il Tribunale di Lamezia Terme per la convalida dei voti. Ovviamente 10 novembre elezione, quindi al Tribunale questi verbali sono arrivati dopo 4-5 giorni e non è normale, perché bisogna consegnarli immediatamente, questo prevede la legge. Quindi c'è stato un lasso di tempo di 3-4 giorni. Cosa è successo in questo lasso di tempo? Nessuno in questo momento riesce a dare una spiegazione. Non a caso il TAR Calabria nella sentenza ha trasmesso tutti gli atti alla Procura della Repubblica affinché ci sia un accertamento, diciamo anche di tipo penale su questa vicenda, perché stiamo parlando di brogli elettorali. Quindi cosa è successo? Ci siamo accorti di questa cosa e ovviamente nei quattro giorni abbiamo fatto. Oh, sì, nel momento in cui poi presso il Tribunale abbiamo riscontrato numeri totalmente diversi. Qual era la discrasia tra il verbale del Tribunale e allora, il verbale? Abbiamo riscontrato, ma questo lo ha riscontrato sin da subito la Commissione Centrale presso il Tribunale, il buon giudice De Nino, presidente della Commissione Centrale presso il Tribunale, ha riscontrato che, esempio, perché ha sequestrato 40 verbali presso il comune, sequestrati. Che perché sono 40 seggi, diciamo. 40... Sì, 40 seggi. Perché si è accorto che nel momento in cui presso il tribunale, ad esempio, il candidato X o il candidato Y rappresentava un numero, esempio 20, presso il comune, nello stesso verbale, invece di 22. Quindi c'è stato uno 0 in più, un 1 in più, un 2 in più, un 5 in più. Ovviamente questo ha fatto, tra virgolette, lievitare, diciamo, alterare i verbali. Poi abbiamo notato sin da subito, e questo, attenzione, è stato messo nero su bianco dal tribunale con un verbale chiamato discrasie e anomalie. Sulla base di quel verbale noi abbiamo proposto ricorso sulle 40 sezioni, su 37 sezioni. Si sono aggiunte altre 11 sezioni e siamo a 48 perché 48. Abbiamo individuato, ahimè, perché 37 erano già sequestrate, quindi non abbiamo avuto la possibilità di visionare i verbali. Invece quelle non sequestrate abbiamo fatto accesso agli atti, richieste di accesso agli atti presso il comune, e mi sono accorto insieme al legale che ha portato avanti la battaglia presso il TAR Calabria e la prefettura, avvocato Armando Ricchiolumbolo, che ringrazio per l'impegno che ha messo in campo, per la professionalità e la caparbietà, insieme a tutti i candidati delle liste a mio sostegno, che ringrazio anche in questa occasione per il sostegno che hanno messo in campo in questa grande battaglia, che io ritengo una battaglia anche di civiltà, perché è impensabile quello che è successo. Quindi abbiamo portato avanti il ricorso elettorale presso il TAR Calabria. Il TAR Calabria ha riconosciuto sin da subito quanto da noi asserito e ha predisposto le verifiche presso la prefettura di Catanzaro, le famose verificazioni. E qui arriviamo ad un aspetto che in pochi hanno colto. Tralasciando l'aspetto del Covid, che ha fatto ritardare tutta questa vicenda, perché è impensabile un anno di attesa, ma questo è dovuto alla nota emergenza Covid, ahimè, che ha colpito un po' tutti. Però nel luglio 2020 la prefettura di Catanzaro, su indicazione del TAR, aveva iniziato un percorso virtuoso per analizzare le schede. E ricorderete tutti, siamo stati anche in trasmissione da te con Torina Matruda, ricordo bene quella... Sì, mi ricordo che uscì un articolo. Sì, sì, perché ci fu anche una querela, nel senso che un forte dibattito, il comune di Lamezia Terme si oppose alle verificazioni che in quel particolare momento storico la prefettura stava portando avanti. E paradossalmente questa condizione, che io ho denunciato sin da subito, vi è traccia sia sui social e sia, diciamo, sulla tua TV
e su tutti i mezzi di informazione che hanno riportato questa notizia, e questa condizione ha portato che il TAR si è irrigidito sulla vicenda, nel senso, rimaniamo nell'alveo del ricorso presentato analizzando i verbali. Visto che i verbali presentavano delle condizioni che ho poc'anzi illustrato di totale anomalie, discrasie e difformità, quindi il TAR, la prefettura, si è irrigidita in un contesto di controllo e di verifica, nel senso valutiamo solo quello che sono i verbali. Questa condizione, ahimè, ha portato alle condizioni attuali. Diciamo, non su tutti i seggi, ha portato alle condizioni attuali. Su quattro seggi, praticamente. Spiegherò poi cosa la sentenza del TAR. Però è importante spiegare bene questo passaggio, perché se oggi la città si trova senza ordini elettivi, è per quella scelta fatta dal comune, paradossalmente, dal comune di Lamezia Terme, che si oppose alle verificazioni. Perché dico questo? Perché nel 2015 vi fu, ricorderete, tutto un altro ricorso elettorale. In quel caso la prefettura aprì i plichi, tutti, le schede e quant'altro, e andò a sanare lì laddove vi erano incongruenze. L'opposizione del comune non ha permesso tutto questo. Ecco che oggi gli organi elettivi del comune di Lamezia Terme si trovano nella condizione di scioglimento nei fatti, perché non vi sono più né il sindaco, né la giunta, né il consiglio comunale, per una scelta errata fatta dal comune di Lamezia Terme, ovviamente su indicazione della parte politica. Però andiamo un po'. Questo è un aspetto molto importante da chiarire, perché oggi in città c'è molta confusione. Oggi la città. Ognuno dice la sua. No, io parlo di dati oggettivi inconfutabili. Non siamo nell'alveo del mercato del pesce, siamo nell'alveo di dati oggettivi inconfutabili. Perché io ho partecipato a tutte le riunioni in prefettura e questi sono i dati di fatto. Ovviamente, poi oggi siamo in una condizione veramente paradossale. La domanda delle quattro sezioni. Sì, perché diciamo alla fine, sì, solo su quattro, diciamo tre, che una è l'ospedale. Allora, insomma, perché poi si è arrivati, a mio avviso. Cioè, alla fine non cambia niente, però. No, non è il fatto di cambiare. Perché una cosa è scioglie per 48 sezioni, quanto sono loro, è un conto per tre. Allora, cioè, diciamo, ovviamente siamo. Poi facendo dei conteggi, i numeri, insomma. Ma allora, il messaggio che è stato lanciato in questi giorni è un messaggio molto fuorviante, perché qui non si parla del semplice cambio di consigliere o altro, che è anche importante, fondamentale, per quelle ragioni, certo, che ho spiegato prima, perché la qualità poi espressa in consiglio comunale si rispecchia, poi rispecchia anche la qualità della vita in quella comunità. Ma l'aspetto fondamentale oggi è che la sentenza del TAR, che io rispetto, ma in alcune parti non condivido, perché all'interno della sentenza riconosce anomalie, discrasie in 48 sezioni. Perché ha scelto solo? Ma ha scelto solo 4 sezioni. Perché? Ahimè, perché? E arriviamo ad un altro aspetto inquietante della vicenda. Perché 4? Perché laddove e la prefettura e il TAR non hanno potuto. Stiamo parlando di una sentenza TAR. Non hanno potuto fare a meno di basarsi sui verbali, perché veramente le discrasie erano talmente tante che ha dovuto aprire, perché ci sono state anche sezioni dove la prefettura ha disposto l'apertura, ma non per contare i voti, sempre per quella ragione che ho spiegato prima, perché il comune si è opposto all'apertura dei plichi per il riconteggio dei voti, perché forse si, in quel particolare momento storico, si erano accorti che Massimo Cristiano gli stavano attribuendo i voti che il popolo gli ha attribuito. Però lasciamo stare questo aspetto. Quindi ha aperto nel momento in cui vi si è accorto, aperti i plichi, che vi erano delle anomalie veramente insuperabili. Allora, sezione numero 2, a fronte di. E io non so se veramente non riesco a usare un aggettivo adatto. A fronte di 500 votanti, 800 schede imbucate.
a fronte di 500 elettori nell'urna, cioè, la prefettura ne ha trovati 811. Ma stiamo parlando di 300 schede in più, o mi sbaglio? A fronte di 500 elettori, 700 schede consegnate dal comune, perché il comune consegna schede anche in più, a fronte di 700 schede consegnate, 500 elettori, 811 schede. Sezione numero 44, che è una sezione che abbiamo noi segnalato fuori dal verbale delle anomalie e discrasie della Commissione Centrale presso il Tribunale, sezione 44, 168 schede in più nell'urna, qualcuno ha messo nell'urna 168. Beh, praticamente è questo, se i conteggi sono questi qua. No, lo hanno riscontrato la prefettura e il TAR. Sì, io non voglio. E poi il TAR va oltre. No, voglio dire un'altra cosa. Sì. Ricordiamo i seggi quali sono, perché noi facciamo i numeri 44. Però beh, la gente a casa vuole sapere ma quali sono. La sezione numero 2 si trova nel centro di Nicastro, presso l'edificio scolastico. La 44 è un seggio importante. Sì, ma non rispecchia, diciamo, si trova a Nicastro, quindi perché a Nicastro... Poi quali sono gli altri? Poi si trovano la sezione, la sezione 44, che si trova nella zona di Bucolia, la sezione 73 si trova nella zona di Capizzaglie, quindi è la sezione 78 dell'ospedale. Ma nella sezione 78, ahimè, hanno riscontrato il TAR, attenzione, perché quello che sto questo momento dichiarando è tutto agli atti, cioè c'è una sentenza del TAR e il TAR ha, per questo io rispetto, ma poi a un certo punto io non riesco più a comprendere alcune dinamiche, perché tu nel momento in cui il TAR parla di scheda ballerina, ecco questo, scheda ballerina è fatto gravissimo. Allora, la scheda ballerina cos'è? La scheda che esce fuori dal seggio e ritorna nel seggio. E allora cos'è la scheda ballerina? Ecco perché io la confusione in città sulle quattro sezioni, perché la frode elettorale, perché di questo stiamo parlando, è stata accertata la scheda ballerina, sì, l'ha sentenziato il TAR, è stato messo nero su bianco dal TAR, la frode elettorale non riguarda soltanto le quattro sezioni, esatto, ma altre sezioni. Perché nel momento in cui il TAR scrive è stata accertata la scheda ballerina in questa sezione, la scheda ballerina cosa significa questo termine? Consiste nel, e ne ha riscontrate tre schede fuoriuscite da una di queste quattro sezioni, significa che qualcuno in maniera fraudolenta è riuscito a far uscire dal seggio una scheda, questa scheda è stata data a Giovanni, è uscita e entrata, è stata data a Giovanni, sì, no, che... questo per sia per un controllo del voto sia per alterare il voto, è stata data a Giovanni, su questa scheda metterà il nome del candidato X, andrà al seggio, metterà nell'urna questa scheda e avrà la scheda normale che verrà data nel momento in cui si presenterà all'urna. Questo meccanismo viene definito scheda ballerina, ma su questo hanno scritto anche dei libri, anche Saviano ha scritto un libro. E l'errore del TAR è stato proprio questo? Non è un errore, no, questo è stato un principio molto importante, perché mettere in una sentenza... Perché se si vede la scheda ballerina, il seggio numero... Tosto. Allora, la scheda ballerina non significa che è stato alterato il voto in quella sezione, significa che la scheda ballerina ha inquinato tutto il sistema. E perché l'ultimo ha deciso solo per 4 ore? Questa è una decisione che io in questo momento rispetto, ma non condivido perché noi non abbiamo fatto un ricorso per annullare. Ricordiamo che insieme a te. Non abbiamo fatto ricorso per annullare il voto, ma figuriamoci in quattro sezioni, che poi è ovvio che è incomprensibile. Ricordiamo che anche i 5 Stelle sono, diciamo, poi vi siete appoggiati alla denuncia, l'avete fatto insieme, no? No, noi abbiamo presentato un ricorso insieme, poi ci siamo trovati in corso d'opera anche insieme ai 5 Stelle, insieme ai loro avvocati presso la prefettura, hanno unificato i due ricorsi, perché va da sé che dopo aver raccontato com'è andato, Massimo, adesso ci sono 60 giorni di tempo, ci sono i commissari attualmente, entro 60 giorni, che secondo me non saranno 60 giorni per tante problematiche, Covid, i tempi si allungano, sappiamo come funziona,
entro 60 giorni si dovrebbe andare a ripotare in queste quattro sezioni. Cosa potrebbe cambiare allora, per l'amministrazione comunale? Allora, alla luce dei fatti, anche questo termine dei 60 giorni non compare da nessuna parte. Forse è riconducibile ad una sentenza, quella storica anche a Catanzaro, in cui però il TAR mise in sentenza il termine perentorio dei 60 giorni. Qui il TAR non ha indicato un termine perentorio. Va da sé che oggi non abbiamo neanche il decreto del prefetto per indire le nuove elezioni. Però è stato dichiarato 60 giorni da parte di tutti. Non è stato dichiarato, forse è stato dichiarato. È uscito sulla stampa, è uscito ma non esiste da nessuna parte questo termine. Però ormai quello che è il 60 giorni, poi se esiste o non esiste non lo so io. Non esiste da nessuna parte, noi dobbiamo basarci sui fatti oggettivi. Nella sentenza non compare i 60 giorni, nel decreto del prefetto che non esiste, insomma, questi 60 giorni è una bufala, che è? Al momento è una bufala buttata lì per mettere, generare confusione. Perché non è che l'ho detto io, ho detto Pascal, ha detto i giornali. Ho sentito io, e io poi entro in un'altra sfera, sia nel dare alla città notizie certe e veritiere. E in base al regolamento, come funzionerà adesso? Allora, 60 giorni. Visto che è un fatto quasi eccezionale, perché. Mi diceva bene l'avvocato Chirumbolo che in Italia sono stati accolti solo 12 ricorsi elettorali, quindi nella storia repubblicana solo 12 ricorsi, quindi la complessità della materia di cui stiamo parlando, per far comprendere la complessità. Quindi solitamente il TAR, il Tribunale Amministrativo, nella sentenza va a indicare anche data e tempistica. In questo caso non vi è traccia di questa cosa. Sarà compito del prefetto, quindi sarà compito della prefettura stabilire la modalità di voto. E quanti giorni secondo me? Io non, in questo momento siamo solo nel campo delle ipotesi, perché in questo momento spero che la città possa tornare sin da subito nel più breve tempo possibile con un'amministrazione eletta dal popolo, perché qua nessuno è nella condizione di gioire, soprattutto come potrebbe cambiare la posizione di Paolo Mascaro. Allora, nel momento in cui su quattro sezioni la posizione del sindaco penso che è anche cristallizzata, perché se si andasse a votare solo su quattro sezioni non riuscirebbero, diciamo. No, perché sono circa 2000 elettori, quindi penso che sulla questione del sindaco il voto è cristallizzato. Ma bisogna fare sempre le premesse che ho poc'anzi illustrato. Il voto, a mio avviso, è inquinato a 360 gradi. Però, ahimè, se dovesse uscire il decreto del prefetto, ok, andate a votare nelle quattro sezioni indicate, non so quando, ovviamente sì, si andrà ad una mini competizione elettorale in quattro sezioni e lì potrebbero cambiare non l'assetto del sindaco, qualche consigliere, potrebbe cambiare l'assetto di qualche consigliere, nel senso Massimo Cristiano potrebbe diventare consigliere comunale al posto di non so chi. Quindi questa è poi lì valuteremo nel merito se proporre in quelle quattro sezioni, perché va da sé che il sottoscritto propone offerte politiche. Poi si è parlato molto di un'altra cosa, incandidabilità di Paolo Mascaro, si è messo in mezzo questa parola incandidabilità. Ma anche qui siamo nella. Dimmi la tua versione. No, io non. Noi abbiamo avuto il sindaco. No, io non so. A parte che io ho, per mia natura, mi piace parlare sui fatti che riguardano la mia persona e sui fatti oggettivi che conosco. Se dovesse. Deve essere la sentenza da qui a poco. Ho letto che bisogna attendere da qui a breve una sentenza. Ma anche qui io non entro nel merito, semplicemente perché sarà la giustizia a fare il suo corso. Se Paolo Mascaro, come penso che sia, perché è riconducibile allo scioglimento, riuscirà a far emergere la sua verità, è giusto così, perché qui non siamo nella condizione di tra virgolette buttare fuori un sindaco per mano giudiziaria o meno.
Cioè, qua siamo in un altro aspetto, quindi per questo io non voglio entrare in questo aspetto, in questa vicenda dell'incandidabilità. Se Paolo Mascaro, come io auspico, da uomo che rispetta, diciamo, gli avversari politici, io, a me piace il confronto sui temi, sulle cose concrete. Ognuno poi dovrà dimostrare la propria innocenza o meno nelle opportune sedi. Se dovesse arrivare una condizione di incandidabilità, non lo so, io non siamo in una condizione veramente un po' anomala. Ovviamente questa città avrebbe bisogno di molta serenità, qui ogni però volta. Però anche questa cosa, diciamo, no, andrà a incidere sicuramente, anche perché parlare oggi, paradossalmente, di incandidabilità di un sindaco quando siamo a un anno dalla competizione elettorale con uno scioglimento per brogli elettorali, mi sembra veramente tutto. Vabbè, sono quello che si dice in giro. No, è la verità. No, esistono, però è tutto paradossale. Come in questa città si debba parlare sempre però di scioglimenti, candidabilità. Abbiamo parlato pure in rassegna stampa con Torino, però secondo me la Mesa ne esce sempre con la schiena rotta ogni volta. Perché questo ennesimo scioglimento delle sospensioni, chiamiamolo, non scioglimento, per quanto riguarda la nostra amministrazione. Non è una sospensione, il TAR ha ordinato, diciamo, l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti. Diciamo per 60 giorni, no, neanche 60, mi sono sempre 60 giorni, non si sa. Però per chi non meglio d'immagine, Massimo. Ne usciamo a pezzi, però io penso questo. Siamo perché la macchina amministrativa si ferma per non so quanti giorni, sto molto, perché tu mi dici 60, perciò. Allora, siamo dinanzi ad un fatto eccezionale. Io penso che se questa operazione possa portare pulizia nella città della Mezza Terme, ben venga, perché questa città ha bisogno di pulizia, ha bisogno di risollevarsi, ha bisogno di scrollarsi di dosso le vecchie logiche. Se questa operazione possa portare un po' di pulizia, perché è impensabile poter frodare la massima competizione elettorale in quella città. Perché alla fine frodare una competizione elettorale significa che qui qualcuno è illegittimo, certo. E se qualcuno è legittimo, immagino che poi la città, le conseguenze drammatiche per la città. Anche su quello che dicevi tu sul fermo amministrativo, anche questo, ci tengo a chiarire, a smontare questa cosa: la città non vivrà nessun fermo amministrativo. Vabbè, i commissari sappiamo che faranno. Ma diciamo che adesso entro nella sfera politica. Vado ad abbandonare la sfera tecnico, giuridica, della sfera politica. Penso che la città, secondo te, non cambierà nulla. Non cambierà nulla perché in questo momento la macchina amministrativa funziona su due binari: indirizzo politico amministrativo, gestione. La gestione spetta in questo momento la gestione spetta agli uffici comunali, ai dirigenti, a tutta la macchina amministrativa. Sì. L'indirizzo spetta agli organi eletti, in questo caso sostituiti dai commissari. In questo anno noi non abbiamo visto grandi scelte politiche o grandi scelte di indirizzo politico a favore della collettività. Io non ricordo nemmeno una. Non so. Stiamo parlando di gestione in questo momento. No, di indirizzo politico amministrativo a fine di creare condizioni di positività in termini di efficienza dei servizi in città. Efficienza di gestione di Paolo Mascaro in questo momento. Certo, io in questo anno non ho visto una grande efficienza politica. Quella è una tua veduta politicamente. Siamo nella sfera politica, quindi io anzi ricordo, ahimè, che paradossalmente, in maniera tra virgolette negativa, ricordo due aspetti che veramente gridano anche da un certo punto di vista, tra virgolette, uso questo termine, vendetta, nel senso che la Mezza Terme nel periodo Covid è stato forse l'unico comune d'Italia, l'amministrazione comunale, ad non aver investito nemmeno un euro per comprare una mascherina, per creare un drive-in, per creare tamponi, questi sono fatti. È stata l'amministrazione comunale di La Mezza Terme forse una delle poche in Italia che non hanno preso iniziative a non aver dato
un minimo di ristoro o di esenzione dei tributi locali per quelle attività chiuse nel periodo di lockdown. Forse è l'unico comune in Italia. Questo per parlare, quando io sento quella retorica, adesso la città andrà incontro ad un dramma. Nessun dramma. La città non verrà nessun dramma. Anzi, forse ben vengono dei commissari per mettere un po' d'ordine alla macchina amministrativa, perché dalle mie informazioni... Gli ultimi commissari... Per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, no, io spero che il periodo sia breve e che poi si possa tornare agli organi elettivi, però il mio ragionamento verte su un aspetto, nel senso che in questo particolare momento storico la città non ha bisogno di ulteriori urla, di ulteriori vittimismi, ha bisogno di un po' di serenità per comprendere quello che è successo, perché va da sé, nessuno potrà in questo momento mai escludere che questi brogli elettorali siano stati commessi anche in un lasso di tempo che veda coinvolto paradossalmente anche il comune stesso. Attenzione, ci sarà ovviamente, ma perché mi assumo la responsabilità, anche perché l'ho già ribadito in altri concetti. Quindi quando sento la città andrà incontro a chissà che cosa, a parte che noi non abbiamo presentato un ricorso per mandare via a casa nessuno, è stato il comune con l'indirizzo politico, penso a questo punto, del sindaco, a far arrivare allo scioglimento, perché se a luglio il comune non si fosse opposto alle normali verifiche, oggi gli organi continuava a svolgere nella parte degli eletti la sua funzione normale. Spero che la città possa riavere gli organi elettivi, come è giusto che sia, perché oggi siamo in una sospensione un po' della democrazia per coloro che hanno commesso i brogli, perché attenzione, qui il nostro ricorso non è contro nessuno, ma bisogna inquadrare bene la vicenda. Chi è contro il nostro ricorso vuol dire che è a favore di quei criminali che hanno commesso i brogli elettorali, attenzione, quindi cioè, bisogna avere la barra dritta. Cioè, noi abbiamo proposto un ricorso elettorale al fine di accertare la verità. Se questo ricorso possa servire, possa servire a fare di pulizia, ben venga. Se il nostro ricorso serve a mettere un punto di principio in questa città, ben venga. Ben venga. Quindi, ahimè, l'auspicio è che in questa città si possa tornare tranquillamente alla serena vita democratica, anche se mi svesto dall'aspetto giuridico amministrativo, perché è importante, perché in questa città qui anche bisogna chiarire, perché qui c'è molta suscettibilità. Fai un ragionamento politico e ti arrivano le critiche dei tifosi, e che ci può anche stare, anche sul personale. Io le critiche politiche bisogna accettarle. Cioè, la mia critica politica in questo momento è rivolta a per chi in questo momento ha sminuito quello che è successo, ha tentato di sminuire, non cogliendo la gravità di quello che è veramente successo, perché frode elettorale, la parola già frode elettorale fa inorridire. Ci auguriamo che poi si arrivi a una verità. No, siamo già a una verità, è stato già sancito un punto. Alla fine, insomma, è il popolo che decide con queste quattro cose, insomma. Ovvio, noi siamo a disposizione di tutti. Si viaggia sempre nella legalità, è quello che noi ci auguriamo tutti quanti. Nel frattempo ci facciamo un buon Natale. Certo. Anche in un periodo particolare, diciamo, che ci dà triste. È un momento veramente particolare, un momento eccezionale, però bisogna andare avanti con ottimismo, con caparbietà, con l'auspicio che questo 2021 che è alle porte possa un po' mandare via questo 2020 che è stato veramente disastroso, soprattutto per la serenità delle famiglie, certo. Perché oggi molte persone hanno perso la serenità, hanno perso il lavoro, hanno perso delle persone care. Quindi l'auspicio è che si possa tornare ad una normalità, ad una serenità che è alla base poi del nostro vivere. Quindi io approfitto di questa tribuna per rivolgere auguri di
di buon Natale a tutta la città di Lamezia Terme. Diciamo pure buona fine e buon inizio, perché questo è tra Natale e Capodanno. Sì, buon Natale e buon inizio 2021, e grazie a te per l'opportunità che mi hai dato per poter spiegare la mia versione dei fatti. Auguri alla... Quale porte sono sempre aperte? Tu questo, lo sai no, questo lo so, anzi un ringraziamento per l'informazione che quotidianamente date alla città della Lamezia Terme, che è fondamentale, perché bisogna ascoltare tutti, ognuno certo. Ha la sua visione, ma poi la sintesi è che tutti quanti noi siamo cittadini di questa città, certo. Di questa città. E tutti vogliamo bene a questa, e tutti città. Vogliamo bene a questa città. Grazie. Bene, grazie Massimo, grazie alla tua famiglia e grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima con Borda Parte.